Buongiorno a tutti e benvenuti in questa edizione del Kijiju. Prima di iniziare vi ricordo di mettere like al video per supportare i ragazzi e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Nello scorso episodio abbiamo visto il paese di Adrara durante la preparazione della festa patronale. Iniziamo oggi raccontandovi tramite immagini quello che è successo nella prima serata. Allora io ti faccio domande e tu rispondi. Io ho capito. Quindi tu sei alpino. No, lui è... Buon simpatizzante. Lui simpatizzante. È un carista. È un fante. Sì, okay. È provinciale dei alpini di Bergamo. Ok, è come... Io sono partito da Adrara e sono sempre da Adrara, Sì, certo, assolutamente. Sei contento? Come è andata la festa stasera? È una bella festa. Vedi che tante volte le esigenze del non fare per il Covid o per la pandemia ti riportano indietro. Alla tradizione, alla cosa tradizione, più semplice. Sì. Ma infatti, secondo me, è bello. Però l'impegno è di impegnarsi di più per portare qualcosa di più, perché Adrara ha bisogno di rivivere. Ma anche perché anche il paese. E non scordo più sopra le dune del deserto infinito, lungo le spiagge accarezzate del mare. Per giorni e notti insieme a te ho camminato senza riposare. Là sopra le bianche cime di nebbie, terne macolate al sole. Vice sindaco di Adrara, come è andata la Bene, festa? Guarda, stasera è stata una serata fantastica. Sei contento? Contentissimo. Pieno? Tanta gente, pieno. Il cibo è finito in un'ora. Diciamo che la piazza ha partecipato proprio veramente i vecchi tempi. Siamo contenti, domani c'è il gioco dell'Oca. Esatto. E quindi con le contrade facciamo ancora. Canta con noi, la tristezza passerà. Amici miei, siete pronti a dar la mano. Da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei. Comunque io non ne so neanche una, questo è gravissimo. Questi sono gli amici miei. Oh Gio, finalmente un po' di festa nel nostro paese. È stata una bellissima serata di allegria e canti. Esattamente, e proprio per questo andiamo a vedere le prossime clip dell'ultima serata al Palio delle Contrade. Iniziamo a presentare le nostre 8 contrade. Ma è già pronto a lanciare i dadi? Piano, prendiamo, via! Se la freccia cade non vale, quindi deve restare attaccata. Uè, attenzione! I dadi, 3, 2, 1, via! Attenzione giullare! Posizionatevi qui ragazzi per il lancio dei dadi, Dorati. Numero 8. Ha diritto a tirare due volte l'arco, andiamo a vedere cosa succede. Quella, 5 punti. Per il piego, è vero, è un Su grande richiesta, dato che il format delle interviste nelle attività di Adrara è piaciuto molto, andiamo ora a scoprire cosa succede al Bar Metropolis. Vi lascio alle prossime clip. Che bel cappuccio, cavolo. Siamo qua al Bar Metropolis. Allora, mi trovo benissimo in questo bar. Da quando è arrivata la Valentina è migliorato tantissimo. Infatti c'è pieno di gente. Ci voleva, dai. Esatto. In questa Adrara che era un po' buia, almeno adesso ci è arrivato un raggio di sole. Qua, altrimenti se eravamo in una valle sperduta qua della Bergamasca. Meno male che è arrivata. È arrivata lei. La barista più bella di Adrara. Signore ci ha dato questo dono per tutta la popolazione di Adrara. Esatto. È un merito, Non è perché è solo bella. Rossa, tutti i complimenti. No, è brava, simpatica, bella. C'ha tutte le qualità. Però ci voleva per Adrara, Beppi, fai il presepe quest'anno. L'hai già fatto? Il presepe? Certo. E dove lo metti? Adrara. Fai qua la ricerca storica? Certo. Passa Rocco, no?
ma sono loco, mettono giù quello che ho fatto in Bondo 10 anni fa. E che la treta è Andrew King. No. Hai paura? No, paura, dai. E invece cosa? Buonasera! Come sta? Caffettino? Quello per fare la banda. Eh sì? Come è andata la festa di Adrara? Sei contento? Bellissimo. Sei ritornato indietro un po' di anni a fare la festa in piazza. Poi c'è la festa della banda, di concerto in chiesa, 22. 22 no. Quindi sabato c'è il concerto della banda in chiesa. Non mancate. Santino, raccontaci lascia perdere. Cosa pensi di Adrara e basta? Lascia perdere. Quanti calvari ci sono? Io volevo dire che quando c'è festa a Adrara, no? Vado a Via Danica. Madonna mia, questi sono gli hater. Vabbè, oh. Perché vai a Via Danica? Perché gli adrari non mi piacciono. Va bene, giusto, giusto, ci sta anche questo. Quindi commenteremo anche questo. Esatto, gli adrari non mi piacciono. Questo è uno scoop, attenzione. Bellissimo. Quanto tempo è che vieni qua al Metropolis? Cinque o sei anni. Io sono quinder. No. 5 o 6 anni vieni qua tutti i pomeriggi. Quasi. Telca. Io la mattina lo vedo a casa. Antino, buongiorno. Siamo qua. Oh, mi sta picchiando. No. Siamo con tutti i tuoi clienti. Lavora troppo al Metropolis. Bella Rai. Oh, Mediaset, bello. E Rai. Buongiorno Valentina. Buongiorno. Siamo qua con la titolare del Val Metropolis. Quanti anni è che la voglio dare? 2 anni. 2 anni e basta? 2 anni, sì. Mi sembra passato più tempo. Sì, è vero, però sono cresciuta qua dentro, praticamente da quando ero bambina. Giocavo già con i gruppi della macchina del caffè. Ti piace il paese di Adrara? Bello, sì. Oggi abbiamo visto tanti clienti e quindi vuol dire che ti vogliono bene. Cosa ti aspetti per il futuro? Di continuare così, grazie, e di vedere sempre comunque la gente, l'affetto, il calore. Tu sei un femminista? No, mi piacciono le femmine. Anche a me? Allora, io fino a 72 anni che c'era mia moglie, sono sempre stato con mia moglie. Però da quando è morta mia moglie io ne ho fatto passare 4, una più bella dell'altra. 4, una più bella dell'altra. Un anno, una di 58, una di 49, una di 46 e una di 44. Quindi 58, 49, 46, 44. Ecco. Una più bella dell'altra, però bisogna andare sempre, per prendere le donne bisogna sempre girare con la Jaguar. Con la Jaguar, attenzione. Vestito bene e non aver paura a spendere con quello che bisogna pagare la cena. Va bene, grazie al consiglio. Buona giornata. Cercavo te. Signori, buongiorno. Se posso? Buongiorno. Buongiorno a voi. Appena finito il lavoro? Sì. Come stai? Tutto bene? Bene, tutto a posto. Finito, è andata bene? Sì. Stavamo facendo le passe ad Adrara e ti chiedevo una cosa. Cosa pensi di Adrara? Un bel paese. Ti trovi bene? Sì. Tu sei nativo di qua? No, sono nativo di Erbusco, zona Rovato, quelle zone lì. E quant'è che vivi qua? 5 anni, dal 2017. Quindi ti trovi bene, per te è un bellissimo paese? Sì, bel posto. Ma la fai? Stai bene? Benissimo, benissimo, benissimo. Siamo qua con la direttrice della Vicini Market. Grazie. Stai bene? Benissimo, benissimo. Dove lavori adesso? Grande azienda. Te l'avevo detto io, sempre avanti. Qua per sempre me? Avanti. Vai a lavorare da Amazon prossimamente. Ok, va bene, dai. Benissimo, dai. Buona giornata. Dove vai adesso, Ivello? Vado a fare il vigile. Quanto tempo dedichi a fare queste cose durante la settimana? Tutti i giorni, no. Tutti i giorni? Il verde, la parrocchia. Meno la domenica. Tutti i giorni, volontariato. Siete i fantastici 5. Ora siamo giunti a saluti. Vi ringraziamo per essere arrivati fino alla fine di questo video. Vi ricordiamo di lasciare like al video e scrivere nei commenti cosa vi piacerebbe vedere nel prossimo TG. Vi ringraziamo ancora e vi auguriamo una buona giornata a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!